Bene, riprendo. Spero di non aver fregato nessuno dicendo prima che avrei cominciato alle 10:15, adesso invece cominciando alle 10:10, ma tanto scrivo lentamente. Voglio calcolare il rango di questa matrice A. Meno 6, 9, 0, meno 3, 2, meno 2, 3, 2, 2, meno 6, 9, 3, 9, 4. Allora, intanto me la catturo che poi mi serve. Cominciamo. Cosa faccio? Qua ho il pivot di questa riga che utilizzo per pulire tutta la colonna sottostante, tutta la parte sottostante della colonna. Quindi che cosa faccio? Al posto adesso magari non li scrivo tutti i passaggi, ma al posto della seconda riga ci metto che cosa? Ci metto la seconda riga più 3 volte la prima. Passo di qua a copio la prima riga, 2-3, 1-5-0. E quindi al posto della seconda, la seconda più 3 volte la prima, meno 6 più 6, 0, che è quello che volevo, 9 meno 9, 0, 0 più 3, 3, meno 3 più 15, 12, e 2 più 3 per 0, 2. Già che ci sono, posso anche saltare qualche passaggio e quindi al posto della terza, visto che gioco sempre con la prima che non viene modificata, altrimenti non fatelo a casa, di andare a saltare dei passaggi. Se uso sempre la riga che non viene modificata, va tutto bene, altrimenti si rischia. Allora, al posto della terza ci metto la terza più la prima. Quindi meno 2 più 2 è 0, 3 meno 3 0, 0 più 1 1, meno 3 più 5 2 e 2 più 0 2. Al posto della quarta ci metto di nuovo una cosa come quella fatta prima, la quarta stessa più 3 volte la prima. Quarta più 3 volte la prima e quindi meno 6 più 6 0, 9 meno 9 0 e 3 più 3 6, 9 più 15 24 e 4 più 0 4. Bene, il pivot della prima non mi serve più a niente. Adesso mi serve un pivot qua. Beh, io sono molto pigro, preferisco riscrivere piuttosto che dover fare frazioni, quindi perdonatemi, io faccio lo scambio fra
la seconda e la terza. Quindi 2 meno 3, 1, 5, 0. Seconda diventa 0, 0, 1, 2, 2, la terza diventa 0, 0, 3, 12, 2 e la quarta resta 0, 0, 6, 24, 4. Allora adesso come pivot ho questo 1. Perciò cosa vado a fare? Al posto della terza ci metto la terza meno 3 volte la seconda, la prima non si tocca più, se no vado a sporcare dove ho appena pulito, e quindi copio chi non cambia, 2 meno 3, 1, 5, 0, 0, 0, 1, 2, 2. E facciamo questa modifica, quindi 0 più 0, 0, 0 più 0, 0, 3 meno 3, 0, 12 meno 6, 6 e 2 meno 6, meno 4. E anche salto un passaggio, al posto della quarta riga ci metto la quarta meno 6 per la seconda. 0 meno 0, 0 meno 0, 6 meno 6, 24 meno 12, 12 e 4 meno 12 meno 8. E quindi qua si vede bene come siamo messi. Adesso uso il pivot della terza riga per andare a pulire la quarta. Al posto della quarta riga ci metto la quarta riga meno 2 per la terza. Quindi ottengo 2 meno 3, 1, 5, 0 che non è cambiata, 0, 0, 1, 2, 2 che non è cambiata, 0, 0, 0, 6 meno 4 che non è cambiata, e poi qua che cosa succede? 0 meno 0, 0 meno 0, 0 meno 0, 12 meno 12, meno 8 più 8, otteniamo una riga nulla. Bene, ma allora adesso io scopro che questa è una matrice ridotta, infatti i pivot, allora c'è una riga nulla ed è l'ultima. I pivot sono nella condizione richiesta, cioè quando mi sposto da una riga alla successiva il pivot è sempre più a destra. Questa è una matrice ridotta, quindi il rango di questa matrice è il numero delle sue righe non nulle, e quindi il rango di questa matrice, che è uguale al rango di A, è uguale a 3. Bene. Per il secondo metodo ho bisogno di qualche nozione, cioè questo era il metodo di Gauss. Passiamo al teorema di Kronecker, al metodo conseguente. Prima di tutto devo dire che, dato in A cosa vuol dire minore? Vuol dire sottomatrice quadrata, ottenuto intersecando certe R, ma non chiamiamola R, certe H righe colonne di A, un minore M
come primo viene detto. Possiamo enunciare il teorema di Kronecker. Rango di età uguale H. E solo se 1 esiste un minore m di ordine h con determinante di m diverso da 0 e 2 ogni zero. Fatemi mettere questa proposizione che tante volte si mette invece all'interno dello stesso teorema. Se rango di A uguale H, allora tutti i minori di ordine maggiore di H hanno determinante uguale a 0. Quindi è come andare a tastare una matrice qualsiasi, anche non quadrata, di solito non quadrata, andarla a tastare con delle matrici quadrate. Perché? Ma perché le matrici quadrate sono quelle con cui io so gestire la lineare dipendenza o indipendenza. E il gioco di andare a prendere questi orlati è quello che mi permette di utilizzare più matrici quadrate e i loro determinanti per indagare, anzi per scoprire, calcolare il rango di una matrice qualsiasi. Non solo questo, ma osservazione. Nella situazione del teorema, le colonne di A da cui è estratto M sono lineari.
facilmente indipendenti. Le altre sono loro combinazioni lineari. Le righe di A complete da cui è stato estratto M sono linearmente indipendenti e le altre righe di A sono loro combinazioni lineari. Ma vediamo all'opera il teorema di Kronecker con la stessa matrice di prima. Allora, questa è la matrice. Allora, adesso che cosa devo fare? Vabbè, se dovessi programmare un calcolatore direi cerca un minore di ordine 1, cioè a determinante diverso da 0, cioè prendi un elemento diverso da 0 e parti con m uguale a quello lì, poi fai tutti gli orlati. Però possiamo permetterci di cercare a occhio un minore a determinante diverso da 0, un pochino più grande. E in effetti io ne vedo uno che mi piace molto perché c'ha tanti zeri, pur essendo a determinante diverso da 0, che è questo. Perché voglio che abbia tanti zeri? Perché siccome dopo devo fare diversi determinanti di matrici che contengono questo minore come loro minore, più zeri ci sono, più sono contento. Quindi per adesso il mio m è questo qua. 1, 0, 0, 2, con determinante di m che è diverso da 0, e quindi posso cominciare a fare i suoi orlati. Cosa vuol dire fare i suoi orlati? Dunque, intanto io ho fissato questa colonna, questa riga e questa riga. Allora adesso io vado a prendere una riga in più e una colonna in più. Per esempio posso andare a prendere anche questa colonna e questa riga. Quindi che cosa otterrò? Un primo orlato che chiamo O1, ottenuto intersecando le righe 1, 2, 3 con le colonne 1, 3 e 5. Quindi avrò 2, 1, 0, meno 6, 0, 2, meno 2, 2, 2. Ok? Bene, vado a calcolare il determinante di questo. Che trucco posso fare? Beh, posso uccidere questo 2 alla fine della seconda riga, cioè che cosa faccio? Copio la prima riga 2, 1, 0, copio la terza meno 2, 2, 2 e al posto della seconda metto la seconda meno la terza, quindi meno 6 più 2 meno 4, 0 meno 2 meno 2 e 2 meno 2 0. Quindi sviluppo lungo la terza colonna e ottengo che questo è uguale a 2 per determinante di 2 1 meno 4 meno 2, e questo che cosa mi dà? Meno 2 per 2, quindi meno 4 più 4 moltiplicato per 2, questo fa 0. Bene, allora adesso posso conservare la stessa colonna, ma vado a utilizzare questa riga. E quindi un secondo orlato 2,
sarà dato da meno, stesse prime due righe 210-602, ma vado a pescare qua dalla quarta riga meno 6-3-4. Qua cosa possiamo fare? Beh, possiamo andare invece a uccidere questo 4 qua in fondo, quindi copio le prime due righe, 210-602, e al posto della terza metto la terza meno due volte la seconda, quindi meno 6 più 12 fa 6, 3 meno 0 fa 3, 4 meno 4 fa 0. Quindi posso sviluppare lungo la terza colonna. E questo mi dà, attenzione, la posizione meno 2. Non che cambi molto, perché mi interessa se è uguale o diverso da 0, ma facciamo le cose per bene. Meno 2 che moltiplica il determinante di 2, 1, 6, 3, e ancora abbiamo 2 per 3 meno 6, e questo è uguale a 0. Bene, cosa vuol dire? Vuol dire che con la prima colonna ho finito, perciò posso non utilizzare più la prima colonna, andiamo a utilizzare la seconda colonna e continuo a usare la quarta riga, per esempio, quindi avrò meno 310 902 e 934. Allora posso fare come ho fatto adesso, quindi vado a copiare le prime due righe, meno 310902, e al posto della terza metto la terza meno due volte la seconda, 9 meno 18 meno 9, 3 meno 0 3, 4 meno 4 0, perciò sviluppando lungo la terza colonna ottengo meno 2 che moltiplica meno 3, 1, meno 9, 3, e di nuovo abbiamo 0. Vi starete chiedendo, ma chi me lo fa fare di fare una roba così pesante quando ci ho messo molto meno con Gauss? Dopo ne parliamo. Utilizzo seconda colonna e terza riga. Quarto orlato, meno 310902, e 322. Questa volta mi tengo il 2 in terza riga, quindi copio la prima, meno 310, copio la terza, 322, alla seconda sottraggo la terza, 9 meno 3, 6, 0 meno 2, meno 2, e 2 meno 2, 0, sviluppo lungo la terza colonna, e ottengo 2 che moltiplica meno 3, 1, 6, meno 2, e ancora 0. Basta.
con la seconda colonna andiamo a utilizzare la quarta colonna. E tengo la terza riga. Dai che sono gli ultimi due orlati. Ho 5. 1, 5, 0, 0, meno 3, 2. E 2, 7, 2. Allora, copio prima e terza, 1, 5, 0, 2, 7, 2, e alla seconda sottraggo la terza, 0, meno 2, meno 2, meno 3, meno 7, meno 10, 2, meno 2, 0. E... sviluppo lungo la terza colonna. Ottengo 2 per il determinante di 1, 5, meno 2, meno 10, meno 10 più 10, abbiamo ancora 0, vediamo. Tutto adesso sta nell'ultimo orlato. Perché? Perché se l'ultimo orlato a determinante 0 anche lui, allora possiamo dedurre dal teorema di Kronecker che il rango E2 è tutta un'altra serie di cose. Altrimenti, vediamo. Uno, cinque, zero, zero, meno tre, due. Tre, nove, quattro. Allora, copio le prime due. Uno, cinque, zero, zero, meno tre, due. Alla terza riga sottraggo la seconda moltiplicata per 2. 3 meno 0, 9 più 6, 15, e 4 meno 4, 0. Sviluppo come al solito lungo la terza colonna. Ottengo meno 2. Che moltiplica 1, determinante di 1, 5, 3 e 15. E quindi questo mi dà 15 meno 15, 0. Questo adesso mi sorprende un bel po', perché? Perché questo significa, secondo Kronecker, che il rango di A è uguale a 2. Allora, cosa succede? Ho sbagliato nel calcolo precedente? Io sinceramente non me lo ricordo quale fosse. Fatemi interrompere un attimo la registrazione, vado a controllare e poi riprendo la registrazione, ok? Però resto in linea, quindi se qualcuno ha trovato già l'errore me lo comunichi. Intanto fermo un attimo la registrazione.